Buongiorno, mi trovo a Sestriere. Oggi 7 aprile 2024, ultima giornata di sci su questa pista a Sestriere. C'è tantissima neve, guardate intorno, però i proprietari hanno deciso di chiudere a 7 aprile. E io sono venuto qui a sciare, ho preso un giornaliero su tutta l'area di Via Latia. Spero che sarà una bella giornata, anche se al mattino non c'è sole, ma il cielo è coperto di neve. Speriamo che questa neve poi non copra la pista. Allora andiamo a sciare. Oggi vado a sciare con questi Atomic sci da gara Atomic Resta e anche i bastoni Atomic, tutto GS. Oggi è la giornata di slalom gigante. Spero che oggi troviamo una pista un po' più ghiacciata come ieri. Perché oggi c'è la neve e poco sole. Allora il nostro GS andrà molto benissimo. Sempre parcheggiamo su stesso parcheggio. Questa volta niente neve. L'altra settimana ho fatto fuori pista qui. Al mattino era pieno di neve. Anche l'ultima giornata è arrivata comunque tanta gente. Con le ultime nevicate la pista è ancora da sciare, però arriva il caldo. Ecco, le seggiovie sono aperte, sono già ore 9 e 5 minuti. Al mattino fa molto caldo. Magari è bene che c'è questa nebbia.
E guardate quanta gente. Poi oggi fanno anche una gara. I giovani. Questi qua che hanno i numeri. Prendiamo sempre la C-Troc e poi forse andiamo a Fraiteve, facciamo l'Olimpica e poi torniamo a Borgata magari. Quest'anno a Borgata non ho scelto. All'inizio della stagione Borgata era chiusa e anche Fraiteve. Poi sono riuscito a lasciare a Fraiteve, ma Borgata non è qua. Magari non l'ha letto bene. Thank you.
Sono aperti? Sono aperto? Adesso prendiamo le cabine verso Colle Fraiteve. Là è più alto e le piste sono più lunghe per praticare un'attività simile. Siamo arrivati a Colle Fraiteve. E adesso scendiamo. Fino a Cesana. Qui la pista finisce, inizia la fuori pista. A Fraiteve sulla neve, sulla pista è ghiacciata, a volte anche troppo, si sente sotto il gap.
qui trovo già una pista un po' morbida. A volte ghiacciata e sporca. Troviamo una pista come alla fine della stagione. Guardando come qui giù, sto pensando di andare solo su e scendere solo di là. Perché qui a mezzogiorno rischiamo di trovare terreno più che neve. L'altra settimana era piena di neve, adesso tutta la neve è sciolta, solo in una settimana. Questo significa che entro 2-3 settimane anche si scioglie la neve sulle piste.
adesso prendiamo la roccia rotonda e torniamo poi a Colle Fraiteve. Andiamo adesso alla funivia. E questa volta dobbiamo girare poi a destra e non scendere fino in basso.
Qui la pista è chiusa, dobbiamo svoltare a destra, a sinistra. Più giù non vado, abbiamo già fatto. Restiamo qui su. Questa volta non andiamo sulla funivia, andiamo diretto a sinistra. Adesso abbiamo visto la via di mezzo. Questa volta torniamo a Fraiteve, poi giriamo tutto in basso verso destra.
intorno alla montagna e poi scendiamo sempre qui. La tessera Snow White, anche se è nuova, a volte non funziona. Questa volta noi scendiamo a sinistra, prendiamo la via di mezzo. Facciamo poi dopo. E noi sempre scendiamo a Sausi, San Sicario. Thank you.
E di nuovo siamo a Roccia Rotonda. Questa volta andiamo su fino alle cabine e scendiamo sotto la funivia e arriviamo a metà delle cabine. Le cabine che scendono a Sestriere. A mezzogiorno qui è già pieno, perché la gente che sciava al mattino in basso sono venuti qui a sciare, perché in basso non c'è, non è più duro. Per arrivare a metà delle cabine dobbiamo passare un tunnel sotto questa funivia. Thank you.
dobbiamo andare a sinistra, però dobbiamo stare a destra. A volte sbaglio e vado ritorno giù a Sestriere. Ma se volete tornare a Fraiteve dovete prendere questa parte. Un paio d'anni fa era, questa pista era più ripida, adesso hanno cambiato qui un po' il relief. Era più ripida perché era più dritta, adesso va verso un po' verso più sinistra. E poi gira a destra, una volta era più verso destra. Poi hanno fatto questa via che non mi ricordo io, non c'era qui. Andiamo per la ultima volta nella direzione di Sausi e poi torniamo verso Sestrier. Incrocio con la pista nera
che abbiamo fatto un po' di tempo fa. È molto difficile scendere su questa neve bagnata. Mezzogiorno inizio a sentire un po' la fatica e voglia di fermarmi. Quasi tutti sono andati via, guardate che la pista è libera. Di nuovo siamo all'inizio della seggiovia Colle. Adesso la gente preferisce di andare sulle piste meno ripide.
potrebbe scendere anche da qua per arrivare a metà delle cabine e poi anche alla Borgata nei giorni migliori. Qui il tratto di fuoripista. L'altra settimana sono sceso di qua. Dovete andare su e poi scendere con la cabina. Io invece non scendo con la cabina, ma scendo con i sci e faccio stessa strada. Dobbiamo ripetere adesso.
collegamento con la Borgata è chiuso. E per questo motivo dobbiamo tornare con le cabine fino a Sestriere. Già a Sestrier e anche qui la neve è sciolta solo in una settimana. Alla fine nessuna fila. Chiacchiato un po' al mattino, sulla neve più dura, e andato a festeggiare il fine stagione. Ecco, siamo a Sestriere Colle. Sono le ore 13:45. Qui si stanno formando nei buchi laghi d'acqua, laghetti.
e fra un po' torno anche io a casa. Però io ancora non festeggio l'ultimo giorno, ma lo festeggio 1 di maggio. Divertendo i bambini. Non sciano più, ma scendono con le slitte. Trovano più divertente a scendere con la slitta come con gli sci. Guardate uno là. Che qui già non c'è nessuno. Invece a Borgata c'è ancora della gente. Forse là le piste sono un po' più dure. Però non penso. Fra un po' scendiamo e guardiamo come è la situazione in quella zona. Anche la funivia verso il colle è più alto. E poi discesa sulla pista nera. Forse lo faccio alla fine. Il colle si chiama Monte Sises. Adesso andiamo verso Borgata. E poi prendiamo verso Banchetta e colle Motta. Dalla Sestriere si può anche scendere, scendendo prendete a destra.
è molto difficile per i snowboardisti spingere questa neve brutta. Sono andati perché adesso non scivola, sento a volte che mi frena. Per arrivare a Monte Motta prendiamo la sistrariam nuova nubi. Sono 3 o 4 vie da scendere.
Siamo nell'area Borgata. È più vicina di Pragelato. E anche qui c'è pochissima gente. Là si vede il Monte Granges, che ha 3.000 metri, più di 3.000. Adesso provo di farli questi via, mi resta ancora 2 orette.
mi fermo un po', perché è difficile. Alla fine della giornata dopo 5 minuti di pausa. Adesso scendo su questa pista nera. Un'altra pausa, guardo un po' la via, che adesso è tutta distrutta. Con sci da gara è molto difficile andare. Magari se avevo sci da fuori pista.
io da qui in avanti si vede la discesa appena fatta. Una pista nera. Sembra più rossa. Thank you.
qui la pista si divide verso Sestriere. E poi se andiamo più basso c'è una funivia. Il tratto più ripido inizia qui, sono due o tre colline così più ripide. Siamo la funivia Sestriere. La funivia Sestriere ha 800 metri di distanza. Il dislivello più o meno 400. Sopra la foresta. E intorno a questa funivia si può praticare fuori pista e poi sono altre due piste parallele. Sono molto avvicinate.
Se non volete fare lanierà, qui possiamo fare un paio di tornanti. Come colore hanno messo blu, però se alla fine sembra come rosa. Però comunque è più facile su questa come sulla prima che abbiamo fatto prima. Siamo di nuovo sulla seggiovia Nove Nubi. Adesso prendiamo un po' verso Sestriere.
mi sono fermato un po' a guardare Sestriere. Guardate da qui che bella vista del villaggio. Torniamo sulla pista. Pista con nome Kandahar Nasi di colore nero. Non mi sembra tanto nero, ma sono dei tratti dove si può andare anche dritto. Qui sono un paio di vie. Siccome abbiamo ancora un'oretta, scendo sempre verso Borgata e poi alla fine ci andiamo verso Sestriere.
qui metà rossa, metà nero. Ecco, 9 bis. Sestriere. È rimasta gli ultimi 200 metri. Di questa pista nera. Di nuovo siamo a Nuovo Nubi. Mi resta ancora un'oretta. Scivo piano piano. Per non traumarsi alla fine.
un'altra pista che scende dalla Motta. Chi ha guardato di voi il film come sono salito in ottobre a Sestriere, qui era neve. Sono salito sotto la montagna Grange. Ho fatto 3 euro in quella giornata. La musica dai ristoranti Iglo si sente anche fino qui. Si sente da una distanza di 4 km.
e da qui al livello di Sestrier inizia una pista nera che arriva a Borgata. La seggiovia che va verso Motta quasi sempre è chiusa e oggi incluso. Chi sognato banchietta, però non fa niente, c'è la via. Che scende a Borgata. E guardate che ancora la seggiovia da Borgata funziona. Fino a Borgata sono più o meno 2 km e si scia su una pista verde. Dopo la nera sulla verde, però non è verde ma è blu. Guardiamo l'orologio, se riesco ancora, se no torno a sesta. Sono già le ore 16. E io vado già a sesta. Ultima mezz'oretta lo scio di là, sulle piste più facili. Perché alla fine mi sento proprio stanco.
poteva salire ancora una volta. Ho calcolato più o meno che se la seggiovia va fino su 15 minuti e poi ritorno 15, può darsi che non trovo questa seggiovia aperta. Oggi se vai dritto non arrivi fino a Citroc, perché la neve frena tanto. E Sestriere chiude quest'anno. Che bene alla fine che siamo da soli. Oggi forse ho sciato più chilometri come in altri giorni, perché alla fine non c'è fila, sulle piste poca gente. E quando è così si scia molto più veloce e come distanza più grande. La funivia è ancora aperta verso il colle Motta. Lo prendiamo e alla fine facciamo una pista nera. Ripida.
però l'operaio della pista dice che è già chiusa. Funziona, ma non per i clienti. Allora andiamo sulla pista, che oggi è stata una gara. Le bandiere sono tolte, ma la neve sotto sarà molto più dura della pista normale. Qui è chiuso. Ah no, c'è un buco dove si può entrare. Guardate che su questa pista hanno fatto anche un paio di coppe del mondo. La c'è troppo ancora qui. Perché restano ancora 10 minuti. Possiamo fare una discesa, salita e discesa. Riprendiamo questa pista nera e facciamo un'altra via poi in discesa.
abbiamo, siamo entrati qui, adesso scendiamo un po' più in basso e prendiamo un altro. In corso, però è sempre stessa, è solo cambia un pezzo che poi incrocia, andiamo su quella di mezzo. Sempre stessa, ma questa è un po' meno ripida. La città è ancora aperta perché chiude alle 16:45. E sono ancora 15 minuti. Io pensavo che chiude alle 16:30, però ho visto scritto che chiude alle 16:45. E allora possiamo ancora fare una o due discese.
gli sci si fermano nella neve e cambia la direzione. A volte all'improvviso. Ancora una volta forse riusciamo ad andare. Sono 16:40. Salita qui a Sestriere questa stagione. Come ultima lo faccio la meno ripida. La ultima era questa che è stata battuta appena. O forse tutta la giornata non ha lasciato nessuno sopra. E così battuta sono andato molto meglio. Come su queste piste già sciate. Possiamo provare anche questa che è più lunga.
finisco con questa pista blu che arriva nel centro di Sestriere e al mio parcheggio. Giovia, ci troc, fermo. E adesso torniamo in sci, andiamo al parcheggio. Thank you.
ciao.